Inizia allora la 16ª giornata, poi però ci sarà da recuperare la 12ª e 13ª tra Galileo Follonica e Gamma Innovation Sarzana. 4 minuti, ancora 0-0, attacca Borsi, mette la pallina in mezzo e viene fischiato un rigore. Rigore, probabilmente una trattenuta di Federico Pagnini, si sta lamentando. Parte Galbas e infila all'angolino. Si sblocca la partita. Ora Francesco Panini. Davide. Alla fine scivola un giocatore e c'è cartellino blu. Cartellino blu per Francesco Panini. Probabilmente ha toccato l'avversario. Va Galbas, il tiro, gol! Ma che gol all'incrocio dei pali! Una saetta di Johan Galbas. Maurizio, è come la partita dell'andata, siamo quasi al decimo, 9 minuti e 20, Follonica 0, Sarzana 2, 19esimo gol per Johan Galbas, il primo su punizione di prima, intanto rigore questa volta per il Follonica, ma Federico Pagnini questa volta gol, Corona tocca, ma la pallina entra, accorcia le distanze. Il Galileo 1-2. Poi Paul Galbas, non ha buon controllo, arriva un aggancio però di Paul Galbas e si becca un cartellino blu, non ho avuto dubbi Massimiliano Carmazzi. L'arbitro Carmazzi dice deve rimanere entro i 3 metri dalla pallina. Ma parte Davide Panini, le finte, avanza ancora Davide Panini, la spara fuori e poi para Simone Corona. Ancora Davide Panini, finito la superiorità numerica, poi il tiro e c'è il gol di Nando Monticello, la pallina ha carambolato sulla linea ma gli arbitri hanno visto e hanno dato il gol al numero 75, Nando Monticello, Follonica 2, Sarzana 2, da come all'andata. Intanto in area viene fischiato e c'è il rigore, rigore. Qui non c'è nessun dubbio, era andato in solitaria. Sì. Questa volta la spara fuori. Nulla da fare, si rimane sul 2-2. Diceva Zana, corre come ha corso nel primo tempo. È complicato per tutti. Intanto Federico Pagnini, gol! Disattenzione dei Liguri! Il capitano fa doppietta! Ancora Johan Galbas. Poi il blocco di Nagera, il blocco di Nagera, Maurizio, decimo fallo di squadra. Parte Lobet, le finte, ancora davanti a Corona, il tiro, para, para! Simone Corona si salva. Per il forcing finale, quindi ci può stare, però insomma Sarzana che si mantiene ancora pericoloso e arriva insomma, il gol del 3-3. Sì, il pareggio di Chicco Rossi, ma è chiaro, si lamenta il Follonia perché Davide Panini è stato allontanato. Poi il passaggio per Chicco Rossi, blocca tutto. Monticello, ma Chicco Rossi commette una clamorosa, clamorosa ingenuità. Cartellino blu. Va Marco, le finte. Ancora Marco, gol, gol. Il gol di Marco Pagnini, 4-3 Follonica e per il gol del boy, sesto gol in campionato. Ora Lobet, chiuso, finisce a terra. Il fallo lo ha commesso. Va Paul Galbas, avanza davanti a Barozzi, il tiro ma la spara fuori. Magera. Poi cade a terra Monticello, il fallo di Nagera ed è il 15esimo fallo di squadra. Incitamenti per Marco Pagnini. Parte il numero 9, va Marco Pagnini davanti a Corona, le finte, il tiro, questa volta si salva Corona. 60 secondi alla fine, va Galbas, supera nettamente Francesco Pagnini, Galbas, gol, gol! Di Johan Galbas che si è bevuto Francesco Panini e poi sul primo palo ha messo nel sacco la tripletta di Johan Galbas, quello che più conta. 4-4 tra Follonia e Sarzana. 7 secondi,
il tiro, la palla deviata. E allora finisce qui, finisce qui. Pareggio, pareggio tra Follonica e Sarzana.